the stories of all my beautiful fans, le storie di tutti i miei carissimi fan, dei giovani soldati, dei senza casa, di coloro che cercano di perorare la causa dei diritti della comunità LGBT. Queste sono le storie che devono essere raccontate al mondo, le storie di queste persone, le storie che in qualche modo hanno cambiato il mondo. Sono le storie che hanno parlato a difesa dell'amore. Noi siamo qui oggi perché noi non abbiamo certo meno valore. Siamo qui oggi per proclamare la nostra forza, la nostra perseveranza e la nostra intelligenza. Noi non vogliamo essere trattati se non da esseri umani. On the night of June 27, 1969, nel 26 giugno 1969, Manhattan's West Village, il Manhattan West Village, è nato il movimento gay. Noi eravamo tutti insieme quella notte, proprio come siamo oggi qui stasera, per la solidarietà. Però noi oggi siamo qui con le bandiere della pace, per stare insieme, per riunirci insieme. E lo dico ancora una volta, noi dobbiamo andare avanti proprio nella difesa dell'amore. We stand together to demand. Siamo to qui insieme per chiedere, per difendere i diritti umani, per l'eguaglianza e per porre fine alla discriminazione e all'intolleranza. Noi abbiamo fatto così tanti progressi dall'inizio di questo movimento. Tanti sono stati i progressi politici per quanto riguarda anche il profilo e la visibilità della comunità LGBT. Abbiamo fatto tanto contro la violenza, contro l'omofobia. I have spoken out all over the world. Io ho parlato di queste cose in tutto il mondo. And viciously about these issues. Ho sempre ricordato queste questioni. Why so much? E allora a volte mi viene chiesto: ma perché parli così tanto dei gay? Mi viene spesso chiesto: ma sei anche tu lesbica? Why is this question? Perché mi fanno queste domande? Mi chiedono perché è così importante questa questione per te. E la mia risposta è: io sono figlia della diversità. Io sono una della mia generazione che sente un obbligo morale come donna o come uomo, cosa importa a fondo, che vuole esercitare questa potenzialità rivoluzionaria e fare del mondo un posto migliore. On a gay scale e of 1 to 10, su una scala da 1 a 10, io sono in fondo una Judy Garland fucking 42. I am aware that many countries, sono consapevole del fatto che molti governi in tutto il mondo ancora non consentono ai loro cittadini di avere questi diretti. E questo è terribile per me, perché io che ho tanti contatti con i miei fan, conosco tante di queste storie. C'è censura nella comunicazione. E io vorrei dire che in qualche modo noi queste barriere le dobbiamo abbattere. Io conosco tante, tante di queste storie e spero che potranno essere sempre più messe in luce. In fondo, noi siamo semplicemente nati così. Questo fa parte del nostro DNA. Ecco tutto. Ed è proprio la quantità di queste storie, di questa comunità che hanno sofferto tanta discriminazione, che in qualche modo non permettono alla gente di capire che purtroppo la diseguaglianza è un effetto che ancora si sente per la mia generazione e per le generazioni probabilmente che verranno. Vorrei nominare alcuni dei governi proprio ora.
Lithuania. Lituania. Russia. Russia. Poland. Polonia. We stand up for Budapest. Budapest. For Lebanon. Libano. For Middle Eastern countries. I paesi del Medio Oriente. Just about one law or one example. E non c'è un unico esempio. These laws that have yet to be passed. Non c'è un unico esempio di paese o di legge. Sono tanti paesi e tante le leggi che in qualche modo hanno effetto su queste persone, che in qualche modo arrivano anche a gesti estremi dopo queste forme di isolamento, arrivano addirittura al suicidio perché non riescono ad integrarsi, perché la loro vita si basa sulla paura. Quindi io sono qui oggi non soltanto perché sono una donna, un'europea, ma perché sono una donna del mondo, una cittadina del mondo. E chiedo ai governi, lo chiedo qui di fronte al mondo, di facilitare questo nostro sogno di eguaglianza. Aiutateci a trovarci insieme nella pace. Non ci dividete. Io sono consapevole, sono anche cosciente di quelle che sono le tradizioni religiose. Ho rispetto per i giovani, per quelle famiglie che credono appunto nella religione, ma credo in qualche modo che sia importante anche rivendicare il cambiamento. Bisogna riconoscere il cambiamento. Sono tante le questioni sociali, tante questioni reali, serie. E io credo che in qualche modo tutto questo non debba avere un effetto nefasto sull'umanità. A volte i presidenti dei governi sono così influenti e noi siamo proprio qui perché essi, spero, riescano a capire che noi come comunità, la comunità LGBT, non ha spesso accesso al tavolo dei negoziati, al grande dibattito politico. Noi lottiamo per la nostra identità. Quando arriverà il giorno del nostro matrimonio? Quando arriverà il giorno in cui si potrà porre fine a questa discriminazione? Come possiamo trasformare l'oppressione del passato nella liberazione del futuro? Facciamo nascere una nuova ideologia internazionale. Siamo insieme per riassumere la nostra storia, lo vogliamo fare oggi. Dobbiamo essere rivoluzionari, dobbiamo fare la rivoluzione dell'amore, del potere, della potenza umana. Dobbiamo essere forti per salvare la vita ed incoraggiare l'unità in tutto il mondo. Thank you. Grazie.